Diciamo che i primi ritratti dove io ho intenzionalmente cercato di fare delle persone vere risale sì a una decina d'anni fa. Invece 5 anni fa ho deciso proprio di fare dei personaggi veri, cioè che hanno un nome e un cognome. Infatti se tu sfogli l'ultimo catalogo che ho fatto, così anche in 30 secondi fai trrr, lo sfogli e tu dici, cazzo, queste sono persone che esistono. Questo ha senz'altro una sua professione, un suo nome e cognome, vive qui a quest'età. Ecco, è questo che io intendevo comunicare. Come si fa il ritratto? O fai posare la persona, oppure fai delle fotografie e poi in qualche modo ti documenti con la fotografia. E tra l'altro, prima di fare la foto, comunque mi faccio generalmente degli schizzi dove mi prefiguro un ambiente, un contesto, la posizione della persona nello spazio, in una determinata situazione. E quando fotografo in funzione dello schizzo che ho fatto. Cioè, cerco di adattare la fotografia a questo mio pensiero della situazione. Ho dovuto anche cambiare, spostare l'attenzione su per certe persone piuttosto che altre. Mi sono accorto che dovevo andare per forza verso persone che conosco e che fanno parte del mio contesto culturale e del mio ambiente. La pittura la tiri fuori soltanto nel momento in cui tu riconosci te stesso dentro quello che stai facendo, non sei uno che dal di fuori guarda e basta. E allora per quello ho iniziato a rappresentare persone che giravano intorno a me, colleghi, amici, altri artisti, altri scultori, altri pittori, la mia famiglia, il vicino di casa, l'inquilino del terzo piano, il dentista qui accanto. E poco per volta è nata in me l'idea appunto di rappresentare un piccolo pezzo di vita milanese e soprattutto un piccolo contesto culturale milanese. Facendo questi ritratti poi alla fine parli un po' di te stesso, racconti anche te stesso la tua vita. Allora ho voluto rappresentare il mondo del Politecnico che avevo frequentato al tempo della laurea. Allora ho rappresentato il mio prof sulla cattedra che spiega la lavagna. Ho rappresentato una lavagna grandissima sulla quale ho disegnato formule architettoniche, disegni architettonici e poi ho messo su tutti gli assistenti e tutti gli architetti che conoscevo al tempo. E tra l'altro l'ho fatto in bianco e nero e in certi punti ho lasciato il segno fresco, il tratto, lo schizzo, la matita, proprio come se si trattasse di un estempore architettonico. Quelli della grande pittura, la pittura vera, la pittura espressiva, dove c'è il personaggio fermo lì che ti guarda con le spennellate grosse, è solo un aspetto del progetto. Quello che potrebbe sembrare un punto d'arrivo per me è stato un punto di partenza, la grande pittura del Novecento con la quale mi sono confrontato e poi sono passato lentamente a una pittura un pochino meno drammatica, però più contemporanea secondo me, nel senso che poi a un certo punto le persone ho cercato di contestualizzarla, quindi essere un pochino più descrittivo.